Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV. Oggi siamo con il quindicesimo episodio di Uncharted dell'eredità perduta. Siamo di fronte a una grande battaglia. Ah, grandioso, l'elicottero è decollato. E ciao ciao, Sam. No, non se ne andranno prima di ripulire l'aria. Cioè ucciderci. Abbattiamo quello stronzo. Ok, sull'elicottero c'è la zanna di Ganesh. E come avete sentito, non se ne andrà finché non avrà ripulito l'aria. E allora, invece di ripulirla loro, ci pensiamo noi. E quindi iniziamo la nostra battaglia. Vediamo. Ok, lì ce n'è uno. Vedi, ammazzarlo subito subito. In silenzio, perfetto. Ammairo pure senza armi. Ok, ho preso una pistola. No, ce l'avevo le armi. Ok, qui ce n'è più di uno. Passiamo sull'erba alta e ammazziamo questo silenziosamente. Perfetto. Ce n'è un altro qua vicino. Perfetto, grazie. Porca miseria, mi sa che ci hanno scoperto. Vediamo se riusciamo a far fuori anche questo qui silenziosamente. Perfetto. Questo qui. Non mi ha visto per un soffio, bene. Qui, c'è il lanciarazzi. E noi con questo possiamo far fuori l'elicottero. Bene, bene. È proprio qua vicino. L'ha detto lei, sì. Ok, però adesso ovviamente ci hanno scoperto e quindi cerchiamo di non morire prima di tutto. Quanto pare non è bastato quel colpo sperato con il lanciarazzi all'elicottero. Abbattiamo quell'elicottero! Vedi degli esplosivi da qualche parte? Niente! Esplosivi, io preferirei un altro lanciarazzi. Porca miseria, mi è scappato. Ammazzato, prendi. Inizia questo elicottero però. Rischiamo sempre di morire, cerchiamo di restare concentrati. Non è facile, non è facile. Maledetto elicottero. Ecco, ci manca anche la bomba a mano lanciata. Meglio così. Vediamo di ammazzare qualcuno. Lui, perfetto, un gran colpo alla testa. Nel frattempo ne è salito uno qui sopra che mi ha appena visto, porca miseria. E l'elicottero mi ha. Ma porca miseria. Ok, morto. Molto bene. Guarda nelle casse, ci sarà qualcosa che possiamo usare. C'è questa specie di bomba, vediamo se va bene. Prendiamo un'arma migliore. Quello a quanto pare non c'è più. C'è un'altra cassa qua. E ce n'è un'altra anche qua. Vediamo questa, vediamo.
Speriamo che non mi vede nessuno. Aperta. Sì, il lanciarazzi, sì. Ok, un altro bel colpo. Dai, dai, che ti faccio fuori. Preso. Sì. Ma no, ancora non è caduto. Infatti. Occhio, mi sa che gli esplosivi sono finiti. Qualcuno ha alzato lì. Dobbiamo fermare Occhio. Deve esserci un'altra soluzione. Ma porca miseria. Ho bisogno di un altro colpo. Qua lanciano tutte, bombe a mano. Maledetto. È morto. Possiamo cacciare i razzini all'elicottero. Ti sembra una buona idea? No, che non lo è. Andiamo. Arriva. Oh, grande. Non puoi fuggire. Non mi stanno dando neanche il tempo di capire cosa devo fare. Se ho capito bene, dobbiamo agganciarci a lui, ma non ho capito come. Ok, fatto fuori. E ancora ce n'è. Ma spuntano come funghi. Per poco. Mi stanno quasi ammazzando. Ci si mettono pure loro. Che cavolo. Ma porco cane. Oh, si sono levati. Ok. Vediamo come fare. Ok. Ok, dobbiamo agganciarci con i rampini e l'elicottero. Vediamo se troviamo il posto giusto. Quest'anno no, non mi interessa. Non posso farci niente, vabbè, non mi serve. Prendiamo questa che è meglio. Vediamo come fare per agganciarci. Ok, vediamo se non c'è più nessuno. A quanto pare sembra... Ok, mi è comparso, perfetto, agganciato. Ce l'ho fatta. Ok, saliamo. Mi compare un cerchio lì, però non capisco. Ah, ora posso fare il triangolo. Ok, siamo sull'elicottero. Schiacciamo il quadrato, ancora quadrato. Lotta dove posso solo schiacciare i tasti. Porca miseria, partito un colpo sul pilota. Sicuramente precipitiamo. Ok. Bel botto. Non ha lasciato un attimo. Ti vedo in forma. Che diavolo hai fatto alla mia compagnia? L'ho portata in attivo, prima di tutto. Mi sa che era una domanda retorica. Avrei dovuto spararti su quell'isola sperduta. Ma magari. Ci avresti risparmiato lo spettacolo di vederti scappare via. Ehi, perché non risolvete le vostre beghe in privato, eh? La zanna, grazie. Voi due, insieme. Vuoi una memoria di merda oppure sei più disperata di quanto pensassi? Che cazzo, ce l'hanno tutti con me oggi. Non sono io quella ridotta a vendere armi a dei ribelli male assortiti. Già, ecco, al solito, come al solito, sei sempre stata così limitata. Pensi davvero
che avrei ceduto questa roba in cambio di munizioni. Me ne frega niente. Dammi la zanna. Che peccato. Ti perderai i fuochi d'artificio. Non farmelo ripetere. Come vuoi. Tieni! Pistola! Bel colpo. Infatti, grazie. Bel colpo. Certo, non proprio preciso. Levati di dosso. Sì, certo. Ecco la zanna. Ehi. Ti spiace se... Ho un'occhiata. Ehi, hey, terza è anche mia. Dividerai la parte con Clu. Ok. So che sei nuova dell'ambiente, ma non è così che funziona. Consideralo un onere di servizio. Fammi bene a sentire. È una questa... bomba. Cosa? Oddio. Asaf ha scambiato la zanna con una bomba. Fuochi d'artificio. Ah, questa è bella grossa. Già. Quei binari attraversano la città e il mercato. Allertiamo le autorità nella città più vicina. Sarà troppo tardi. Se esplode farà migliaia di vittime. Colpo di scena. E è veramente una tragedia. Ma ora abbiamo quello che cercavamo. Io... Cosa? Non vorrà inseguire davvero quel treno. Ok, bene. Almeno hai un piano. Mi sembra un dettaglio alquanto superfluo per la nostra squadra. E tu non fai niente per fermarlo? No, io... Per me, in fondo, un po' ha ragione. Merda, non lo so, ok? Questa non è la nostra guerra. E l'hai detto anche tu. Se anche raggiungi il treno, che cosa fai? Disinnescare la bomba è impossibile. È vero. Bene. Bene, quindi chiamiamo le autorità. Non è la nostra guerra. È la mia. Se quella bomba esplode, in città sarà la guerra civile, non posso ignorarlo. Sono stanca di fuggire. Morirai. L'ho messo in conto. Ehi! Tieni da parte la mia fetta, ok? Non si sa mai, no? Cosa? Non puoi abbandonarmi con lei. Fuori. No. Sto io davanti. Immaginavo che finiva così. Ok. Io starò dietro. E si va a disinnescare la bomba. E si parte! Ok ragazzi, questo episodio finisce qui con questo incredibile colpo di scena sulla storia. Abbiamo la zanna di Ganesh, ma dobbiamo salvare l'India dalla guerra civile che scatenerà Asaf. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un bel like, condividete il video e commentate il video con qualsiasi domanda o curiosità, e chi non lascia un like è una sub. Ciao, ciao a tutti, ciao!